buonasera, saluto tutti. Mi sento un po' imbarazzato perché non ho fatto niente di speciale, nel senso che ho conosciuto l'Albania e non conosco il Kosovo, che ormai è 5 anni, e spero di conoscerlo magari quando va alle elementari a 6 anni, 7 anni, ma mi riprometto di venire nel vostro paese. Ho conosciuto l'Albania prima della caduta del comunismo e ne ho tratto un'impressione particolare, diciamo, che poi in qualche modo lavoravo in quel tempo all'università, mi hanno sfruttato come conoscente dell'Albania, puro e semplice conoscente dell'Albania, per aiutare i ragazzi albanesi che si parla dell'anno 97 che ben voi conoscete, per come dire che erano completamente sbandati e completamente fuori, diciamo, contesto di quello che stava succedendo nel loro paese. E in qualche occasione l'università mi aveva incaricato di dedicare una giornata un po' come questa di oggi alla conoscenza del popolo albanese, e è stata fatta nel lontano 1994 in una villa del Noventa Padovana, dove tra l'altro io abito, e abbiamo coinvolto, io appunto sono di un teatro per bambini, Fantaghiro, abbiamo coinvolto in uno spettacolo per adulti il vostro noto, o quantomeno abbastanza noto, regista e attore Edmond Budina, in uno spettacolo tratto da un lavoro di Ismail Kadare. Poi il fatto di avere una conoscenza dell'Albania, della gente, delle situazioni che nascevano in Italia, mi hanno portato a dare una mano anche a altre persone e poi di frequentare l'Albania in varie occasioni. Sono padrino di vari bambini albanesi, uno anche negli Stati Uniti, e vado spesso, abbastanza spesso, diciamo ogni paio d'anni per battesimi, per situazioni liete, e sono sempre contento di andare. Questa giornata particolare spero sia per voi che molto importante, spero anche che abbia un rilievo anche presso di noi. Purtroppo l'Albania è stata dimenticata, come dire, ma non dobbiamo dimenticare che è un popolo vicino, un poco dall'altra parte dell'Adriatico. Io poi tra l'altro frequento la Puglia e spesso vedo le montagne albanesi e mi chiedo veramente cosa è successo per tutti questi anni, per moltissimi anni, che non abbiamo potuto comunicare con voi, diciamo fino agli anni 90. E fra le ultime cose che volevo dirvi, una cosa un po' strana, un po', diciamo, così particolare. Io lavoravo in una biblioteca dell'università e la signora che veniva a fare le pulizie si chiamava Giuseppina De Rossi. E una mattina, parlando con questa signora, mi ha detto: "Ma lei, signora, di dov'è?" "Sono albanese", fa. Ho detto: "Ma che strano cognome che ha." E dice: "Perché noi veniamo dall'Italia e poi vicende particolari ci hanno separato completamente dai nostri parenti di Noventa Padovana." Io, che sono di Noventa Padovana, sono rimasto così perché la mia nonna si chiamava De Rossi, e scavando abbiamo capito che la sua bisnonna era cugina di mia nonna De Rossi Luigia. Ecco, come vedete, il mondo è veramente strano. Tuttora questa signora ci vediamo ogni tanto, abita alla Stanga qui a Padova, e è una parente albanese acquisita, e di questo sono particolarmente lieto. Però il blocco che cavò è il blocco dei vostri nonni, dei vostri avi. Per questo Casim Muccioli, di cui da quale nutro una grande stima e siamo molto amici, ogni tanto dice: "Vuol venire da me per imparare l'antico albanese." Il mio paese dalla provincia di Potenza, che è stato fondato nel 1480 dagli albanesi arrivati da varie parti.
e quindi se è vero come è vero che gli elementi che identificano i popoli, il primo elemento è la lingua, il motivo per cui sono qua si può ben capire. Naturalmente sono orgoglioso, di queste origini e sono molto fiero e anche orgoglioso della lingua, quella che non posso parlare per intero perché si è modificata come tutte le lingue si modificano nel corso del tempo. Nel mio piccolo custodisco proprio una delle parti più originarie della vostra lingua prima che quella che fosse e che diventasse lingua letteraria all'inizio del Novecento. La storia che abbiamo sentito, che abbiamo visto insieme, una storia drammatica, una storia triste per alcuni versi, però vedere tanti ragazzi che naturalmente frequentano le nostre scuole, vedere il simbolo dell'Albania e del tricolore italiano è un buon auspicio. Io credo che i ragazzi, e voi che siete lontani dalla vostra terra, è ovvio che è obbligatorio, oltre che sentito, alimentare l'identità nazionale. Non c'è nessun popolo che non possa la propria identità culturale e storica alimentarla e trasmetterla alle giovani generazioni, cosa che credo si faccia con i bambini. L'altra questione è prospettare il futuro. Io una parte della storia vista qui l'ho in qualche modo vissuta, ero consigliere comunale a Padova quando siamo andati nel Kosovo prima dello scoppio della guerra e nel tentativo di costruire un'ambasciata di pace, quindi di tentare con altre associazioni, come molte associazioni pacifiste, di tentare cattoliche e tentare di fare qualcosa perché il conflitto non degenerasse. E questa è la parte, come dire, quella sulla quale si riflette con molta tristezza. Poi c'è un'altra dimensione di vita e di prospettiva che dobbiamo dare ai nostri ragazzi. Io sono preside di scuola e quindi mentre vedevo i bambini, che sono tutti i nostri alunni ovviamente, qui ad Abano, immagino, vedevo il futuro, vedevo il futuro loro, dei loro genitori che in gran parte sono giovani, vedevo il futuro del nostro paese e la prima cosa a cui penso, il diritto di cittadinanza fondamentale è quello del voto e quindi io quando vedo soprattutto i ragazzi come italo-albanese penso e spero che loro possano integrarsi bene, che possano diventare classe dirigente. Così funzionano le democrazie, così dovrebbero funzionare. Io credo che la crisi non durerà, per quanto grave, pesante, non durerà in eterno e che i nostri ragazzi, i vostri ragazzi, possano diventare cittadini che già lo sono a pieno titolo. Molti di loro sono nati in Italia, quindi lo sono in sostanza. Che chi non ha la possibilità del voto, di scegliere la propria, chi lo governa, possa diventarlo e che quindi il contributo vostro, della vostra cultura, della vostra tradizione, della vostra storia, può essere un fiume che alimenta anche la storia e la democrazia italiana. La storia, non c'è dubbio che i rapporti ci sono, io sono fisicamente un rappresentante dei vecchi legami che ci sono stati tra l'Italia e l'Albania. Un piccolo rammarico ce l'ho perché purtroppo la lingua albanese nei paesi al Brescia tende a scomparire. Anzi, il mio paese, che è Barile, è uno dei pochi ancora in cui normalmente si parla l'albanese. Posso chiudere con una frase? Vedi Shamir.